Bentornati a tutti. Oggi è domenica, 5 marzo, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Scorpione. Complicazioni e bisticci a tutto campo. Sarà che la luna alta nel cielo si scontra con Saturno in quadratura al vostro segno e con Urano opposto, ribadendo che tra voi e il partner le divergenze si approfondiscono di giorno in giorno. Diversi e incompatibili i sogni, gli obiettivi e gli stili di vita, eppure qualcosa che vi unisce ancora c'è e non ha bisogno di parole, forse l'intesa profonda, di pelle, cementata dal vostro astro guida Plutone, che ammalia anche senza parole e risolve senza muovere un dito. Un po' di lavoro almeno a casa per chi ha arretrati da portare avanti o ha un'attività in proprio, promettenti nel weekend. Forti discussioni con un socio, che riguardo al futuro della vostra società ha una visuale dissimile dalla vostra, inutile scontrarvi, mettetevi alla prova. Uomo di media età, potrebbe essere anche il fidanzato, il marito, un giovane genitore. Un buon lavoratore che ha consolidato la sua posizione economica, un professionista che vive in condizioni agiate. Possibili entrate finanziarie improvvise, fortuna al gioco. Dovreste cercare di risollevare la vostra posizione economica elaborando un bilancio più moderato e di mettere in cantiere l'idea che per il prossimo periodo sarà meglio rinviare ogni spesa. Oggi vi sentirete con poche idee molto vaghe. Forse è il caso di pensare a un piccolo periodo di riposo. Potranno nascere malintesi di ogni genere. Cerca di contenere al massimo l'orgoglio. Cerca di ricordare i tuoi sogni, potranno suggerirti messaggi importanti. Avete le energie necessarie per mostrare le vostre qualità, se fino ad oggi le avete tralasciate, oggi cercate di sfruttarle al massimo. Contrarietà e discussioni a causa di soldi. Controlla l'auto prima di partire. Una visita inaspettata o un incontro con qualcuno che avevi perso di vista. È inutile farsi prendere dai rimorsi o rimpianti, poiché avete fatto tutto con coscienza e siete riusciti a portare a termine tutti i vostri piani. Studio o lavoro non vanno per il meglio, il grigio passa anche sulla vostra giornata. Occasioni giuste oggi per rimodulare la propria vita e le proprie amicizie, soprassedete se qualcuno vi annoierà o si intrigherà di cose vostre. Meglio non prendere decisioni riguardo contratti o accordi. Sogni agitati. Favorite i lavori di gruppo e collaborazioni. Siete ben accetti dalla società, quindi non preoccupatevi ossessivamente di fare bella figura. Fate una sorpresa al partner o a un vecchio amore che non sentite da qualche tempo. Avrete energia e voglia di fare a piene mani, potrete raggiungere risultati significativi nel lavoro e nella vita personale. Questa giornata finalmente si rivelerà tranquilla e potrete fare un po' il punto della situazione al lavoro o dedicare qualche ora in più alla cura di voi stessi. Uno stupendo Mercurio nei Pesci contribuisce a far sì che i vostri orizzonti si allarghino e si schiariscano ancora di più che nei giorni scorsi. Ad allietare il vostro segno c'è il corpo celeste femminile, Nettuno, componente dell'emozionalità affettiva, della sensibilità per il bello, della possibilità di seduzione. Si congiunge poi al pianeta della passionalità, il Sole già da tempo installato in Pesci e che sorride gioioso ai nati dal giorno 16 al 20 del mese di novembre. In questi due giorni del weekend devi farti bene i conti. È probabile che tu stia accanto ad una persona che non sta bene o che nel recente passato tu abbia avuto problemi. In queste 48 ore, quindi, raccomando di evitare compromessi, di evitare accordi che non sono stabili. Inoltre, nell'ambito del lavoro sai che nei prossimi tre mesi qualcosa cambierà, o tu stesso dovrai fare delle scelte importanti, pensare ad un rinnovo o ad un cambiamento. Se hai a che fare con Sagittario e Vergine, consiglio attenzione in più. Che iella lavorare anche di domenica, a meno che non siate voi il proprietario della vostra azienda o dell'attività commerciale che sta andando benone, era ora. Se avete personale da gestire, con Venere e Giove in sesta casa complicità ed empatia andranno al massimo, nonostante la luna alta nel cielo in quadratura che punta al massimo e come sempre col suo carisma lo ottiene. Amore ed Eros.
ai ferri corti con il partner, ma se non c'è in voi si legge la smania di un incontro fatale, che probabilmente arriverà in tempi brevi. Il problema è la timidezza, a causa della quale non vi esponete mai, timorosi di urtare la suscettibilità altrui, esattamente quanto gli altri feriscono la vostra. Quattro zampe sempre al seguito, felice di avervi tutti per sé, non si sa come, ma gli animali hanno in testa calendario e sanno perfettamente quando arriva il weekend. Cari Scorpione, il vostro sarà un fine settimana di inizio mese molto interessante a livello sentimentale. Le storie nate da poco otterranno le conferme necessarie, quelle storie che avranno nuova linfa. Ma attenzione, dovete lavorare sodo per far andare tutto come si deve. Amore e romanticismo sono favorevoli, ma solo se il tuo atteggiamento resta rilassato e spensierato. Le emozioni saranno piuttosto forti, quindi fai del tuo meglio per bilanciarle con uno stato d'animo razionale. Una bella configurazione pescina è predisposta proprio per rendervi la vita sentimentale appagante e gioiosa, condendola con ingredienti di sogno che non vi dispiacciono affatto. Anche Plutone è propizio, schierato dal segno di terra, l'amico Capricorno e vi invita a porre basi solide alle esperienze amorose recenti o meno recenti. I nati nella seconda decade con Urano e Luna contrari siano attenti a non commettere passi falsi in amore. Lavoro e denaro? Se siete in trattativa per un acquisto importante, attenti a come vi muovete e soprattutto come parlate, per una parola sbagliata rischiate di mandare tutto in fumo e vi dispiacerà. Di fatto le vostre ambizioni e i progetti per la giornata non collimano con quelli del partner o del gruppo che frequentate e con il quale abitualmente trascorrete il weekend, tutto troppo ardito. La vostra temerarietà scoraggia chi non è in grado di seguirvi, o pensa di non esserlo. Siete un vulcano di creatività, ma oggi vi scontrerete con persone che vi chiederanno, costantemente, di essere pragmatici e mantenere i piedi per terra. Non è un cattivo consiglio. Vi sorprenderà scoprire che, a volte, essere realistici aiuta a concretizzare le idee nel modo più efficace. Avete cominciato la nuova giornata animati da splendide intenzioni di costruire, porre linee di sicurezza e stabilità alle vostre attività professionali, tanto che abbiate un lavoro dipendente oppure se svolgiate un lavoro autonomo. Gli astri assecondano le vostre più brillanti ambizioni, senza distinzioni nel far prevalere una decade del vostro segno sull'altra. Benessere. Tensione nervosa allo spasmo. Responsabile di contratture muscolari, scatti nervosi, emicrania, palpitazioni. Per mettervi tranquilli vi ci vorrebbe una vasca da bagno colma di camomilla, immaginate quella di Cleopatra piena di latte d'asina, meraviglioso per la pelle, ma la vostra abluzione risulterebbe ben più rilassante. Puoi preparare i tuoi pasti più spesso, partendo da zero, invece di mangiare in un ristorante o riscaldare un pasto preparato. Sono le piccole cose che possono ostacolare uno stile di vita più sano. Essere consapevoli è il primo passo. Per lei, rottura annunciata o solo minacciata, volendo siete ancora in tempo a riprendervi il vostro lui, come un baro con una carta sfuggita dalla manica. Ammesso e non concesso che lo vogliate davvero. Per lui, amate i vostri figli e se vi costano un botto pazienza. Qualcuno vi accusa di viziarli, magari la suocera è potenzialmente a ragione, ma volete godervi la loro gioia passo a passo. Crescono già così in fretta. Colore delle emozioni, verde. Barometro dell'umore, piovoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5. Attività, 9. Finanze, 6. Benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.